Grazie Presidente. Allora, l'argomento è sicuramente condivisibile da tutti. Sfido chiunque a non condividere il fatto che le commissioni consigliari debbano essere accessibili a tutti i cittadini. È sicuramente però un obiettivo molto sfidante per l'amministrazione che richiede un grande sforzo da parte di tutti, sia in termini economici che organizzativi. Sappiamo come di fatto sia già previsto un servizio di interpretariato LIS per quanto riguarda l'Assemblea Capitolina e quindi non comprendo sinceramente il consigliere Zannola quando afferma che la seduta non può essere seguita da tutti in quanto non è accessibile. Sappiamo bene che è previsto il servizio e quindi di fatto insomma, ecco, questo non è vero. Quindi ecco, un'altra cosa importante che voglio dire è che non comprendo però per quale motivo questo argomento sia inserito in questo regolamento. Sinceramente poi chiederò in seguito lumi agli uffici perché è chiaro che non è competenza del regolamento delle consulte dire che le commissioni capitoline devono essere accessibili. Credo che l'argomento sia completamente fuori luogo, nonostante sicuramente, ripeto, so che è anche un obiettivo del delegato all'accessibilità Andrea Venuto quello di poter lavorare su questo fronte. Quindi sicuramente non è adatto il regolamento, sicuramente ancora meno adatto è l'articolo 13, auto-organizzazione, che riguarda principalmente la possibilità per la consulta di poter diciamo, redigere un proprio regolamento interno. Quindi veramente mi sembra una cosa fuori luogo. Questa frase assomiglia più che altro ad una mozione, non so, quindi ecco, noi siamo tutti consapevoli di questa necessità e stiamo lavorando sicuramente per capire come organizzare questo servizio, ma di fatto non è assolutamente accoglibile, la proposta per i motivi che ho appena spiegato, per cui di fatto ci asterremo proprio perché ecco, non siamo contrari al principio, ma alla modalità in cui viene proposto tramite questo emendamento. Grazie.